Maestro Sartori, musicista, compositore, ma qual è la sua vera anima? Ma la mia vera anima, quella che predomina subito emersa, è stata quella della scrittura. Fin da adolescente, appena in possesso di un mio strumento che non era un pianoforte propriamente, perché avevo comunque studiato su un pianoforte da una maestra. Il primo strumento che mi hanno regalato è stato un piccolo organo, un organo elettronico. E da lì ho iniziato subito a costruire delle cose che avevo voglia di fare, che avevo voglia di portare e di comporre. Quindi sicuramente la mia anima più profonda è quella della scrittura musicale. Tra le sue collaborazioni importanti anche quella col maestro Bocelli. Certo, ho avuto questa fortuna e ho grande opportunità di lavorare con Andrea e con la voce lirica. Nel momento in cui mi è stato proposto di scrivere una canzone, ci è stato proposto perché c'era anche Lucio 48 come autore dei testi, l'idea di poter avere a disposizione la voce lirica come strumento, che è lo strumento, per definizione è il collegamento primo con la nostra anima e quindi forse la prima, primissima e più forte espressione del nostro incanto artistico, parlo in senso lato, generale. Quindi poter accostare le mie melodie con una voce lirica della caratura di Andrea è stato per me un'occasione e poi si è rivelata un'occasione per tutti quanti, perché sono arrivate delle soddisfazioni e come dire, dei risultati, dei vertici che nessuno immaginava. Con te partirò, Canto della Terra, Milioni di Mille Lune, eccetera, sono state suonate, e con te partirò in particolare, sono ormai diffuse come patrimonio della nostra tradizione musicale e riconosciuta anche dalla comunque cultura anglosassone che è egemone, ma che per fortuna si inchina di fronte alla nostra grande tradizione. Ci saranno ulteriori collaborazioni con il maestro? C'è in cantiere una nuova operazione, diciamo così, discografica che ancora deve trovare la sua esatta collocazione. Stiamo provinando delle cose, quindi non posso dire altro, e quindi certamente ci saranno delle nuove situazioni musicali, speriamo gradite. E se dovessimo definire il ruolo della musica italiana nel mondo oggi, qual è? Il ruolo della musica italiana nel mondo è sempre stata di assoluto primissimo piano, siamo stati maestri, siamo maestri. Quello che manca ora è la volontà e la capacità, ma più che altro la volontà di mantenere una ricerca della musica. Questo purtroppo è soffocato anche da una pur indispensabile industria discografica che inevitabilmente però abbassa il tono e raramente dà risalto e come dire, riesce ad mettere in luce le cose più forti e più autentiche, perché in realtà hanno, come dire, necessità, diciamo così, di fare cassa fondamentalmente. Quindi non c'è coraggio, non c'è coraggio. L'industria discografica estera, diciamo anglosassone americana, ovviamente nel business ha trovato grandissima capacità, anche perché parlando appunto la lingua inglese, il mercato si è, come
come dire, è mondiale, quindi hanno molte risorse, però è anche altrettanto evidente che queste risorse hanno dato modo di far emergere ricerca musicale e quindi esaltare talenti che io sono sicuro che esistano anche in Italia, ma che per le circostanze dette prima fanno molta fatica, perché sono relegate là in un cantuccio e quindi le occasioni sono molto, molto, molto rare. Molto... Non è certo la TV con Sanremo e con i talent che riesce a... Quindi dobbiamo... Mi auguro che ci possa essere un impegno certamente da parte dei musicisti per recuperare e mantenere comunque le nostre radici, che sono molto molto profonde e su queste radici possiamo costruire il nostro futuro.